Beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh.
You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back with me again. Suffocate, don't make me breathe again. Lose your mind from endless everything. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know, but some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some. Eccoci, buona serata a tutti, ben trovati. Era un po' che non eravamo in diretta, che non avevamo un webinar, e sono veramente felice di essere qua stasera con Alessandro dopo un po' di rincorse, ma siamo veramente onorati di averti, perché parli pochissimo in Italia, sei un esperto in quello che per tanti è un futuro vago di cose che ancora non sono così scontate, così chiare. Per noi è un onore averti e poterti avere tra i nostri relatori. Ci dà una mano nella discussione Emilio, che è sempre con noi quando parliamo di impianti e di chirurgia, per cui insomma buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te di esserci e grazie soprattutto a Alessandro di aver accettato. È un piacere mio, e mi scuso Fabio, sei stato veramente uno stalker educatissimo e mi hai inseguito veramente negli ultimi mesi, e ti ringrazio perché comunque è una bellissima opportunità stare qui con voi, e state facendo grandi cose con la vostra piattaforma, quindi è un piacere provare a condividere qualcosa che magari non ho fatto vedere di recente in Italia, quindi assolutamente grazie a voi della possibilità. Grazie mille. Io ti ho ascoltato a Tirrenia da Massironi, ero rimasto colpito, da lì è il motivo per cui ho iniziato a stalkerizzarti, quindi sono molto curioso di hai fatto benissimo. Allora, quando vuoi puoi mettere la presentazione. Dai, partiamo. E partiamo. Dai, assolutamente, eccoci. Allora, ringrazio tutti gli amici collegati e, guarda, è un grande piacere ancora stare qui e parlare in italiano finalmente, perché questo inglese dopo un po' diventa noioso, quindi e a mio avviso ci sono tantissime cose da fare qui in Italia, perché quando si parla di innovazione in implantologia oggi c'è veramente un mondo. Vi faccio semplicemente riflettere sul fatto che gli Stati Uniti stanno per aprire un programma di 5 anni di specialità postgraduate in implantologia, quindi sembrerebbe che alcune università americane si siano decise di staccare l'implantologia da quella che è il programma di oral maxillofacial surgery o il programma di perio. Questo per farvi capire come
l'innovazione, il digitale e l'implantologia hanno aumentato tantissimo la conoscenza e hanno determinato il fatto che purtroppo l'implantologia non può essere più considerato un satellite di una chirurgia orale o di una protesi o di una perio, ma è una disciplina che veramente merita una propria dignità, soprattutto perché le nozioni oggi sono tantissime. E riguardo a nozioni, vi voglio far vedere uno dei primi lavori che ho pubblicato nel 2014 ed era un randomizzato chirurgia guidata verso mano libera. Questo qua è stato il primo randomizzato pubblicato al mondo, lo presentai nel 2015 all'Accademia Americana di Implantologia, e questo randomizzato ha aperto un po' la strada su quello, sul perché noi dovremmo andare a posizionare gli impianti in modo guidato anziché andare a mano libera. Però io con voi non voglio focalizzarmi sull'utilizzo fisico di una guida, perché questo è l'ultimo dei vantaggi. Oggi la chirurgia guidata è un qualcosa che permette innanzitutto di ricreare il paziente virtuale, e oggi creare un paziente virtuale può essere veramente fatto in un click. Quindi c'è tecnologia che realmente assiste il clinico, non serve che sia uno specialista o un super specialista, ma bensì aiuta il clinico che lavora nello studio tutti i giorni a cercare di trasferire nel modo più opportuno l'informazione dal paziente fisico al laboratorio. E il paziente virtuale è esattamente questo, cioè finalmente noi col paziente virtuale possiamo creare un link che è sempre più fedele. Adesso stiamo investigando un nuovo scanner che permette di scansionare il viso senza la deformazione dei denti anteriori. E quindi automaticamente, se c'è un'adeguata esposizione della dentatura durante un broad smile, automaticamente possiamo andare a sovraimporre con un'accuratezza impressionante un file proveniente da una scansione intraorale direttamente alla scansione facciale, quindi senza sofisticati ausili che permettono di riportare in posizione l'impronta digitale sul viso del paziente. Quindi veramente oggi l'obiettivo della odontoiatria moderna, dell'implantologia moderna, è semplificare. Semplificare ma non banalizzare. Quindi il grande vantaggio è sicuramente la creazione del paziente virtuale, perché quando noi pianifichiamo in 3D, quando noi ricreiamo veramente il paziente, il nostro planning è così accurato che quando andiamo a eseguire la chirurgia, sia se la eseguiamo con una guida, sia la seguiamo a mano libera, la cosa divertente è che la statistica di questo lavoro ha dimostrato che non c'era una così netta significatività statistica quando noi pianifichiamo prima i due gruppi, guidato, mano libera, con l'utilizzo del software. Perché anche quando noi non utilizziamo la guida, ma abbiamo pianificato prima mano libera, abbiamo analizzato tutte le possibili complicanze, tutte le possibili variabili, e quindi anche la performance e l'outcome clinico della mano libera migliora. Quindi, ancora una volta, già nel 2014 l'abbiamo pubblicato, non focalizziamoci solo sul template, perché adesso stiamo lavorando con la chirurgia navigata, senza alcun template. Attualmente sto scrivendo un libro di robotica, quindi stiamo andando oltre. Tra un pochino quello che oggi è attuale non lo sarà più. Quindi focalizziamo sul 3D planning e su ricreare il nostro paziente nello schermo nel modo più meticoloso possibile. Sicuramente vantaggi clinici ci sono, perché quando lavoriamo con una guida, al contrario della mano libera, andiamo a drillare sempre lungo la stessa traiettoria e quindi abbiamo una minore invasività nei confronti, un minor trauma nei confronti dell'osso e un minor trauma nei confronti dei tessuti. Quindi soprattutto quando noi ci troviamo a trattare siti molto stretti, molto narrow, poter eseguire un drillaggio meticoloso lungo sempre la stessa traiettoria
creerà un beneficio scusate, in termini di riassorbimento osso-crestale e in termini anche di non creare danno al legamento parodontale degli elementi dentali vicini. Quindi la chirurgia guidata è tutto questo, non è semplicemente stampare una guida chirurgica con una stampante 3D. Infatti oggi abbiamo la chirurgia guidata assistita da un template, che può essere una chirurgia guidata piena o una chirurgia semiguidata, a seconda se noi inseriamo l'impianto attraverso il template o solamente utilizziamo il template per guidare il nostro drillaggio, quindi per eseguire la preparazione del sito implantare, poi rimuoviamo il template e completiamo la preparazione a mano libera e posizioniamo l'impianto a mano libera. E questo è un concetto molto statico che dopo più di 15 anni di chirurgia guidata, sinceramente sto abbandonando sempre di più, favorendo un concetto più dinamico che è la navigazione chirurgica. Navigazione chirurgica di cui vi parlerò nel corso della lecture. Quindi per me oggi lavorare in guidata, statica o dinamica, vuol dire innanzitutto ripensare completamente il planning in implantologia alla luce del fatto che i miei occhi, attraverso il paziente virtuale, possono guardare oltre la superficie del tessuto, oltre la superficie dell'osso. E quindi che cosa può succedere? Che finalmente, grazie alla chirurgia guidata, noi possiamo capire meglio la biologia del sito implantare. Possiamo eseguire un mapping dei tessuti molli. Quanti di voi oggi eseguono con la sonda parodontale un mapping del sito implantare per vedere lo spessore del tessuto molle? È qualcosa che sui libri di implantologia è scritto, ma in realtà poi nessuno fa. Quindi oggi il digitale è sicuramente il modo migliore per investigare attraverso un rendering 3D la biologia di ogni sito implantare. E capire la biologia vuol dire ottenere un successo a breve, medio e lungo termine degli impianti, perché tutte le variabili che condizionano questo successo sono propriamente investigate e considerate durante la pianificazione, durante l'esecuzione del trattamento implantare chirurgico protesico. E quindi mi piace farvi vedere un caso molto vecchio, perché lo stiamo facendo follow up, e questo caso è un caso che ormai ha più di 10 anni. E questo caso io lo porto perché uno dei corsi internazionali più di successo che eseguo nel mio studio di Roma è un corso che insegna quando eseguire un All-on-4 o quando eseguire quella che gli americani chiamano una protesi FP1 o FP2, cioè una protesi che emerge direttamente dai tessuti molli senza alcun ausilio di gengiva rosa artificiale. Quindi una protesi emergenza diretta verso una protesi supportata e assistita da una flangia rosa, quindi una protesi ortopedica. Infatti, quando noi trattiamo pazienti giovani e stiamo più diventiamo confidence della nostra abilità nel trattare casi implantari, e più noi tratteremo pazienti giovani. Il paziente giovane non può essere trattato rimuovendo una banda di osso semplicemente per nascondere l'interfaccia protesica al di sotto del labbro, perché non tutti i pazienti hanno un labbro lungo e una mobilità del labbro ridotta. Abbiamo tantissimi pazienti giovani o medio giovani che hanno un labbro corto con un'alta mobilità del labbro. E questi pazienti devono essere trattati con un preciso posizionamento degli impianti e con un preciso studio di come la protesi emergerà dal tessuto osseo e dal tessuto gengivale in modo naturale. Perché qui noi stiamo sfidando la natura.
non stiamo galleggiando sulla gengiva, noi entriamo nella natura. E questo è possibile se noi diventiamo abbastanza esperti in quella che è la biologia dei tessuti implantari. Perché implantologia non è semplicemente fare un buco nell'osso, non può essere banalizzata in questo modo. La maggior parte dei casi di perimplantite vengono da un non adeguato gestione della biologia del sito implantare, oppure non adeguata comprensione della biologia del sito implantare. È per questo che nel 2009-2010 noi iniziavamo, allora, dove non potevamo vedere i tessuti molli, ma li potevamo solo immaginare, noi misuravamo la distanza tra la superficie interna della dima radiografica e la superficie ossea. E se la superficie interna della dima radiografica era adeguatamente ribasata sui tessuti, questo spazio grigio che vedete nel cross section rappresentava lo spessore dei tessuti molli. E a quel punto noi cosa facevamo? Lo misuravamo per ogni sito implantare e per ogni sito dell'elemento intermedio o pontic e lo trasferivamo all'odontotecnico. A quel tempo lavoravo con Alberto Bonaca, che saluto, e con Paolo Paglia, con cui tuttora stiamo lavorando. E perché? Perché anche per l'odontotecnico eseguire questa protesi che entra nei tessuti non può essere fatto in modo empirico, già semplicemente scartando il gesso, ma deve essere fatta con concetto, deve essere fatta capendo la distanza dalla superficie del tessuto alla superficie ossea e mantenendo un'adeguata distanza dopo tra il profilo protesico e la superficie dell'osso. E se questa distanza non c'è, dobbiamo andare a rimuovere l'osso per crearla, se il profilo protesico è un profilo ideale che non può essere modificato. E se il tessuto manca, dobbiamo ricrearlo, come se il tessuto c'è ed è in eccesso, dobbiamo rimuoverlo. E per quello che negli anni abbiamo utilizzato queste superfici emergenti dal tessuto come una guida fin dall'inizio, fin prima di posizionare l'impianto, per tagliare in modo mini invasivo il tessuto molle e il tessuto duro. E quindi posizionare l'impianto dopo aver stabilizzato la dima chirurgica esattamente nella stessa posizione in cui abbiamo stabilizzato la dima radiografica da cui la dima chirurgica proveniva durante l'esame TAC o l'esame COMBIN. E quindi a quel punto tutta la protesi è prefabbricata, compresa la zona critica dell'emergenza. E guardate che ogni sito è stato gestito in modo flapless, ma ogni sito è stato gestito a livello dei tessuti molli e dei tessuti duri in funzione della distanza tra il profilo protesico e l'osso, perché questo tipo di interfaccia guarirà e si trasformerà solamente se noi creiamo un ambiente biologicamente favorevole al tessuto gengivale e al tessuto osseo. E a questo punto andiamo a trasformare improvvisamente una cresta piatta e un osso piatto, perché gengiva piatta va a specchiare una gengiva, un osso piatto, e viceversa. Quindi se noi vogliamo trasformare qualcosa che è piatto in qualcosa che abbraccerà le forme ideali dei denti, noi dobbiamo ricreare la biologia. E a questo punto che vinciamo, e a questo punto che otteniamo delle caratteristiche del tessuto per implantare che si mantengono negli anni. E a questo punto che noi possiamo consegnare questa tipologia di lavori senza tagliare l'osso,
perché in questi pazienti che hanno perso i denti ma tuttora hanno una mobilità del labbro elevata e un labbro corto, se voi tagliate l'osso per nasconderci, per semplificare il trattamento implantare, allora quanto saranno lunghi gli impianti? Perché comunque questo paziente aveva perso osso e una quota di tessuto alveolare. Invece abbiamo mantenuto l'osso, abbiamo fatto una riconfigurazione dell'osso della gengiva e non ci siamo spaventati dell'emergenza protesica. Perché oggi lavorare con chirurgia guidata vuol dire andare a eseguire un'implantologia così meticolosa non solo nella traiettoria dell'impianto, ma anche nella gestione della biologia di ogni sito. E dal 2009 al 2022 stiamo andando per i 13 anni di follow-up. E quello che vi voglio mostrare è la reazione del tessuto osseo, perché l'osso che noi abbiamo riconfigurato in funzione di quella misurazione di ogni sito è rimasto negli anni ondulato, è rimasto scallop, festonato, come le gengive. E le gengive non sanguinano perché tra l'emergenza protesica e l'emergenza gengivale rimane spazio. Rimane uno spazio biologico che noi dobbiamo investigare. E dove il digitale nell'edentulo completo non arriva, dobbiamo continuare a utilizzare una dima radiografica che andiamo a modificare in bocca in modo sartoriale a livello della flangia, perché se il paziente avrà bisogno di più supporto, noi dobbiamo trasferire questa informazione nella combine e capire se il paziente avrà bisogno di un'emergenza diretta o avrà bisogno di un'emergenza aiutata da una flangia rosa per supportare il labbro e quindi per avere una protesi ortopedica che possa determinare un ringiovanimento di tutto il viso. È per quello che il nostro processo decisionale è aiutato dal paziente virtuale. Non focalizzate soltanto sul template, sulla guida chirurgica. Questo è l'ultimo degli aspetti. Un altro importante aspetto di ricerca che stiamo sviluppando è quello di lavorare su una centrica virtuale. Se ho tempo ve la farò vedere, perché noi oggi abbiamo tutte le possibilità di virtualmente manipolare la mandibola e quindi di non andare a manipolare la mandibola per ritrovare una relazione centrica empiricamente ottenuta attraverso manovre di manipolazione mandibolare. Ma noi abbiamo il paziente virtuale, noi abbiamo l'anatomia dei condili, noi abbiamo i tragitti assiografici che possono essere finalmente associati all'anatomia 3D del condilo, in modo tale da creare un provvisorio immediato che ripristina immediatamente una dimensione verticale e un rapporto sagittale delle basi scheletriche e andiamo a ritrovare immediatamente due provvisori che andranno a ripristinare una relazione centrica che ovviamente andrà investigata dal provvisorio, ma immediatamente un provvisorio anatomico, non un provvisorio piatto. E a questo punto andiamo a ricreare la biologia, perché finalmente oggi, dopo tanti anni di chirurgia guidata senza visualizzare i tessuti, noi oggi abbiamo l'informazione del tessuto molle e quindi sapremo per ogni sito, sapremo la quantità di osso, di gengiva da togliere per passare da una dentizione fallimentare,
quindi una dentizione terminale, ha un provvisorio sopra e sotto che ripristina immediatamente biologia dei tessuti molli, biologia del tessuto osseo e finalmente un corretto rapporto tra le basi scheletriche. E dove un primo provvisorio non arriva, allora noi eseguiamo un prototipo della protesi definitiva. E questo prototipo, eseguito su un'impronta definitiva del sito, va ulteriormente a migliorare non solo l'informazione occlusale e funzionale, ma va a migliorare anche l'informazione biologica. Perché quando passate da uno stato di completa distruzione a uno stato di completa riconfigurazione, a volte non è sufficiente un unico provvisorio. Quindi noi, dopo aver posizionato un primo provvisorio che era già, come avete visto, estremamente funzionalizzato, estremamente piacevole, noi andiamo a riprendere i tragitti esteografici, andiamo a reinvestigare la posizione del condilo ed eseguiamo un secondo provvisorio anatomico che duplicherà il definitivo. E a quel punto, se dobbiamo migliorare in alcuni punti lo spessore del tessuto, perché abbiamo semplicemente un millimetro di tessuto tra questi due impianti mandibolari, a quel punto un millimetro di tessuto non garantirà il riassorbimento osseo di successo degli impianti che sono accanto a quello spessore tessutale di un millimetro. Quindi non focalizzatevi solo sugli impianti, ma andiamo anche a guardare al lato dell'impianto. Quindi nel secondo provvisorio noi andremo a gestire ancora una volta lo spessore dei tessuti, togliendo osso, aggiungendo matrici tessutali o tessuto del paziente, e boom! E a quel punto abbiamo la riconfigurazione completa. Vi assicuro, questo non dipende soltanto dalle mie abilità chirurgiche o protesiche. Se io non capisco la biologia che sta dietro questo risultato, non lo otterrò mai, anche se sono il chirurgo più bravo del mondo. È per quello che oggi per me l'implantologia è un mondo che va rispettato, perché non è più soltanto... Questo qui è un libro che ho scritto 3 anni fa sui fondamentali dell'implantologia. È un libro inglese su cui studiano molte università americane. Adesso, negli ultimi 3 anni, potrebbe essere duplicato. Stiamo già scrivendo la seconda edizione implementandolo, perché i fondamentali che ha scritto Branemark adesso sono stati integrati da tonnellate di nuovi concetti che capiamo di più, perché capiamo di più la biologia del sito implantare. È per quello che oggi noi possiamo consegnare una protesi FP1 come a quella paziente giovane che vi ho fatto vedere prima, oppure una protesi FP2 che è una protesi parodontale, riconfigurando completamente i tessuti e senza alcun ROSA. E guardate la risposta ossea. Questo caso è stato presentato all'Accademia dell'Associazione Americana di Chirurgia Oromaxillofacciale nel 2017. Questo era il follow-up a 5 anni dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore. E guardate l'osso come rimane rotondeggiante. Questo è un follow-up a 10 anni dello stesso caso. Vi voglio far vedere qualche altra immagine. Guardate a 10 anni. E stiamo parlando persone che vengono a fare il mantenimento controllato, ma comunque sono persone che incominciano a invecchiare, hanno 10 anni di più. Eppure i tessuti non invecchiano e continuano ad abbracciare queste protesi che noi svitiamo una volta l'anno, igienizziamo e riposizioniamo. E guardate l'atto, il momento dello svitamento. Praticamente non c'è bleeding, non c'è sanguinamento. Guardate gli elementi posteriori. E l'osso rimane lì e non ci sono perimplantite, perché abbiamo ricreato tutto questo.
E questa è un'esigenza sentita da tutto il mondo ed è per questo che oggi è uno dei casi e uno dei corsi più di successo, perché veramente le persone vogliono capire come ottenere questo. Un'altra informazione importante, anche questo è un articolo pubblicato nel 2016, estremamente citato, è un ranking della precisione della chirurgia guidata. Allora, la mia domanda per voi è: la scansione intraorale, quando voi avete una classe di Kennedy 2, soprattutto in mandibola, voi vi fidate di posizionare con un template in queste selle edentule posteriori degli impianti e pensate che l'informazione digitale sia sufficiente a far basare la vostra guida senza deviazioni? Questo è uno dei casi limite, cioè con la scansione intraorale noi non possiamo credere che la scansione intraorale possa garantirci il successo in ogni caso di impianti. Non possiamo cadere in questa trappola, soprattutto nella mandibola posteriore. Non leggeremo mai la profondità del fornice. È per quello che oggi c'è un fattore economico, ma purtroppo il fattore economico c'è inevitabilmente se investite sul digitale. Ci sono casi in cui possiamo utilizzare la guida e casi in cui possiamo utilizzare la chirurgia. Dobbiamo utilizzare la chirurgia navigata perché altrimenti ci esponiamo al rischio di deviazioni. Come creare il paziente virtuale? Perché gli errori partono da qui. Questo è un altro lavoro pubblicato nel 2018. Ha avuto la cover del Journal of Prosthodontic Research. È una tecnica che permette di importare il viso del paziente nel nostro software 3D e il viso del paziente mentre sta sorridendo. Quindi non abbiamo neanche bisogno della scansione facciale, abbiamo tutte le informazioni nei file DICOM. A questo punto, se noi possiamo togliere i denti e mantenere in bocca dei pilastri che ci garantiscono la stabilità, andiamo per lo stampaggio di un template, di una guida chirurgica. Ma bada bene, tutto quello che noi facciamo nel mondo digitale dobbiamo essere in grado di rifarlo nel mondo reale, perché questa guida stampata riprodurrà anche la modellazione dei tessuti che abbiamo fatto. E quindi se voi non modellate i tessuti in bocca nello stesso modo o non aprite un lemmo, quella dima non baserà in modo adeguato. Quindi la parte superiore è stata gestita con una chirurgia guidata statica, ci sarebbe da parlare tanto, ma andiamo diretti sulla parte inferiore. Nella parte inferiore dobbiamo capire che quando io faccio e pianifico una protesi emergenza diretta, quindi una protesi FP1 o FP2, io non voglio adeguarmi alla tecnologia, io voglio pianificare gli impianti dove è necessario pianificarli. Il problema di questi casi con dentizione terminale è che i denti si muovono lungo l'arcata, si muovono perché questi pazienti vanno incontro a una progressiva distruzione della dentatura e quindi c'è uno sliding, un drifting di questi denti che deviano. E in questo caso io non devo tener conto della attuale posizione degli alveoli, ma devo posizionare gli impianti dove la ceratura virtuale o reale scannerizzata secondo i parametri gnatologici convenzionali oppure mediante l'assiografia elettronica mi dice di posizionare l'impianto. Quindi se l'impianto deve essere posizionato perché l'emergenza del laterale è lì e deve essere posizionato tra il canino e l'alveolo del canino e l'alveolo del laterale, perché? Perché purtroppo tutta questa dentatura è deviata verso il lato di destra. Io devo eseguire un drilling accurato attraverso a metà tra i due alveoli, quindi esattamente nel picco osseo tra i due alveoli. E questo può essere fatto solamente attraverso la chirurgia dinamica. Perché non abbiamo nulla che ci nasconde il campo chirurgico.
E voglio farvi vedere delle immagini ingrandite di quanto possiamo essere precisi, perché è come lavorare a mano libera, però con un template virtuale. Quindi vedete che l'impianto è esattamente posizionato tra i due alveoli del canino del laterale, perché dobbiamo controruotare la dentatura del paziente. E questo è impossibile da eseguire con il template chirurgico, perché la punta della fresa devierebbe verso destra o verso sinistra, cioè verso mesiale o verso distale. Ma guardate la bellezza dei posteriori, cioè guardate, siamo riusciti a eseguire degli impianti angolati mantenendo quel ponte osseo al di sopra, e quello è il prerequisito per avere la papilla sopra quegli elementi posteriori. Quindi tutto questo parte da il paziente nell'insieme, che può essere studiato e la mandibola mossa e riposizionata in funzione di un riposizionamento combinare. Eppure qui guardate la bellezza di questi tessuti, guardate come abbiamo ricreato non solo la dentatura, ma tutta l'anatomia tessutale, nell'arcata superiore e nell'arcata inferiore. E quindi anche qui, quando io vedo queste immagini, non dico niente al paziente, posso al limite dire se saranno necessari impianti convenzionali, se sarà necessaria una rigenerazione ossea, se saranno necessari degli impianti zigomatici o pterigoidei. Ma non dico ancora se questo è un paziente da Olon 4, Olon 6, V2V, che abbiamo pubblicato nel 2013 con l'amico Enrico Gliardi, o una protesi emergenza diretta, perché prima mi devo creare il paziente virtuale. E guardate queste strutture in zirconio, sono delle bellissime emergenze dirette, con la porzione posteriore monolitica, in modo tale da avere la massima resistenza a livello posteriore, perché abbiamo fatto delle Olon 4 FP1, del Olon 4 a emergenza diretta. E guardate anche qui l'emergenza dei tessuti, guardate questo incredibile sviluppo tridimensionale del tessuto, non solo verticale nella formazione di queste papille, ma anche orizzontale nell'aumento di spessore del tessuto. E questo eseguita nella parte superiore e nella parte dell'arcata inferiore. E guardate questo telecranio in proiezione laterolaterale. Se lo confrontate col telecranio iniziale, vedete come abbiamo completamente ripristinato non solo la dimensione verticale del viso e la relazione centrica, ma abbiamo anche ripristinato sagittalmente il rapporto tra le basi scheletriche. E questo per me è un qualcosa di incredibile. Se poi andiamo a vedere il follow up di questa paziente, è una paziente che adesso ha l'arcata superiore ha più di 7 anni di follow up, dovrebbe andare per l'ottavo anno, l'arcata inferiore ha 7 anni, ma guardate i livelli ossei, anche qui non dipendono solo dalle caratteristiche degli impianti, ma da tutto quello che abbiamo fatto intorno agli impianti. E guardate il ringiovenimento facciale di questa paziente. Non è semplice, questo non può essere ottenuto nella fase finale del trattamento implantare, ma deve essere ottenuto fin dall'inizio, fin dal primo provvisorio, anche se il primo provvisorio magari necessiterà di un secondo provvisorio prototipo, ma comunque il reset di tutti i parametri articolari deve essere fatto fin dall'inizio. A questo punto voglio andare un pochino avanti perché il tempo corre e voglio farvi vedere un caso estremo ancora. Stessa cosa per il trattamento dell'edentulo completo. Allora, in questi casi il protocollo dual scan, cioè l'utilizzo della dentiera o di un duplicato della dentiera correttamente sviluppato, perché io non voglio semplicemente scannerizzare la dentiera della paziente, ma voglio ottenere
un rapporto scheletrico tra la base superiore e la base superiore che sia articolarmente guidato. E a questo punto eseguo un duplicato della dentiera. Duplicato della dentiera dalla cui superficie interna ottengo i tessuti molli e dalla cui superficie occlusale ottengo il posizionamento condilare. E a questo punto voglio farvi vedere le potenzialità della chirurgia navigata, perché cioè veramente dopo ormai 8 anni diciamo che sono tra le persone più esperte in questa tecnologia ed è una tecnologia incredibile e la stiamo utilizzando, saremo tra i primi al mondo a pubblicare in un studio multicentrico l'accuratezza dell'utilizzo della chirurgia dinamica per il posizionamento degli impianti zigomatici. E questo tipo di chirurgia è una chirurgia che a mio avviso è fantastica. Perché? Perché è una chirurgia che ci permette di posizionare in questi casi estremamente atrofici impianti pterigoidei, impianti anteriori, ma anche impianti estremamente complessi per la potenziale insorgenza di complicanze a breve, medio e lungo termine. E le complicanze non sono solo complicanze chirurgiche o biologiche, ma sono complicanze anche protesiche. Quando posiziono impianti in modo guidato, l'emergenza degli impianti zigomatici è perfettamente in cresta, è correttamente sovrapposta, è correttamente abbracciata da un'adeguata quantità di tessuto molle che la proteggerà in spessore e in qualità. E quindi con un margine ragionevole di errore clinico decisamente inferiore a qualsiasi errore che potremmo avere a mano libera nell'implantologia zigomatica, in cui purtroppo perdiamo molte dello studio protesicamente guidato eseguito, noi andiamo a posizionare gli impianti zigomatici esattamente dove serve. E nell'arcata inferiore, questo caso l'abbiamo eseguito con la chirurgia navigata sopra e sotto, quando è possibile manteniamo alcuni denti e ci aggrappiamo su questi denti sia per eseguire la pianificazione protesica del caso sia per eseguire la pianificazione chirurgica. E quello che vi voglio dire è che quando si lavora con la chirurgia dinamica noi perdiamo il senso di posizionare gli impianti posteriori angolati, noi andiamo semplicemente a seguire con i nostri occhi e con il nostro cervello che manda il feedback alle mani, noi andiamo a seguire questa traccia blu. E per il nostro cervello noi già stiamo già eseguendo la preparazione del sito, il drillaggio lungo una traiettoria. Se questa traiettoria è angolata o dritta, non viene percepito. Noi seguiamo semplicemente la traiettoria pianificamente guidata. Per quello che durante i corsi in cui eseguo una tipica all on four, metto gli impianti navigati con la mano a sinistra con la mano sinistra e a destra con la mano destra, semplicemente perché quando lavorate collegando il cervello con lo schermo, la mano è l'ultima parte del corpo, è la parte più stupida. E questo ci permette, per esempio, di trasformare ancora una volta un caso così complesso, complesso da un punto di vista osseo, complesso da un punto di vista protesico, complesso da un punto di vista estetico, in un caso finalizzato ancora una volta con una doppia arcata in ossido di zirconio, con una protesi ovviamente ortopedica superiore e una protesi FP2, quindi parodontale, emergenza diretta, nell'arcata inferiore. E questo tipo di lavoro, anche questo eseguito con Paolo Paglia, permette immediatamente di ripristinare i parametri estetici. Questi parametri estetici non possono essere semplicemente
studiati con un digital smile design, allungando questi denti che non si vedono quando le basi scheletriche sono collassate. Perché se noi non ripristiniamo i corretti rapporti tridimensionali tra le basi scheletriche, la prima cosa che creiamo è un overloading sui denti anteriori, la seconda cosa che creiamo è un potenziale chipping dei denti anteriori, la terza cosa a breve termine è un maggior riassorbimento osseo crestale, la quarta cosa è il fallimento degli impianti o il potenziale subentro di processi tipo mucositi o perimplantiti. E guardate l'esame Combin post, è incredibile, guardate gli impianti posizionati nei due lati come sono paralleli nella loro divergenza, perché abbiamo pubblicato l'anno scorso sul Journal of Prosthetic Dentistry 13 anni di follow up con l'arcata in zirconio, e il successo dipende anche da come posizionate gli impianti, dipende anche da come i vostri multi unit potranno compensare l'emergenza della struttura protesica. Quando voi posizionate gli impianti in questo modo, secondo queste guide, anche lo stress dell'avvitamento di queste strutture complesse scompare, perché la seduta sopra i multi unit è uniforme, non c'è alcun tipo di stress biomeccanico, perché il lato destro è speculare il lato sinistro. E a questo punto abbiamo anche investigato, stiamo investigando quella che è l'accuratezza della chirurgia guidata per casi complessi e per casi semplici. Guardate gli zigomatici, che deviazione abbiamo avuto. Praticamente nulla da un punto di vista di angolo, e il tipo di deviazione a livello della piattaforma o dell'apice è praticamente irrilevante. Andiamo avanti, perché voglio presentarvi una cosa fichissima che ho pubblicato quest'anno sul Journal of Prosthetic Dentistry. Sul giornale dell'Accademia Americana di Estetica. Quindi voglio farvi vedere questo, perché sono già le 8:30 e il tempo corre. Quindi tutti i miei lavori scientifici negli ultimi anni sono stati mirati a collegare la funzione, la biologia e l'estetica all'implantologia digitale. E qui ne vedete soltanto alcuni, ma sono tutti finalizzati a fare questo, a far lavorare meglio il CAD-CAM, a far posizionare meglio gli impianti, a far capire meglio la biologia del sito, a sviluppare protocolli di chirurgia dei tessuti molli guidata digitalmente. E questo qua è un articolo che a mio avviso mi è piaciuto tantissimo, e l'abbiamo fatto con un mio assistente romano, Lorenzo Arcuri, Joe Kahn, che è il capo di Loma Linda University, nonché una persona che quest'anno parlerà alla IAO, al congresso nazionale, quindi vi invito ad andare a sentire, perché ha una grande esperienza, nonché un grandissimo amico, e Jimmy Londono, che attualmente è il protesista che sta governando l'Università di Augusta e che ha preso le redini da Jerry Schisch. E questo lavoro scientifico è un lavoro che ho sviluppato per rendere più facile una delle tecniche più discusse in campo odontoiatrico oggi, che è la tecnica della socket shield. La tecnica della socket shield è una tecnica che funziona, ma funziona se eseguita correttamente. Funziona e ha una bassissima numero di complicanze se chi la fa capisce quello che sta facendo. Infatti, se guardate questi due ultimi lavori pubblicati nella letteratura scientifica, che sono il più alto livello di pubblicazione, sono due revisioni sistematiche della letteratura con meta-analisi. E questi lavori ci dicono che questa tecnica, che è una tecnica che lascia intenzionalmente un frammento di radice
dal lato buccale o dal lato bucco interprossimale, questa tecnica può funzionare perché contribuisce a mantenere lo spessore della cresta ossea buccale in termini di ampiezza in senso buccolinguale e mesodistale, e quindi funziona migliorando il riassorbimento osseo intorno agli impianti, migliorando la resa estetica. Tuttavia, queste due revisioni di sistematica della letteratura ci dicono che, attenzione, non la usate in modo rutinario perché è molto difficile. Ma scusate, se funziona, perché non dovrei utilizzarla in modo rutinario? Perché è difficile. Allora lavoriamo per rendere questa tecnica meno difficile. Ed è questo quello che ho fatto negli ultimi 3 anni, perché ho messo a punto un protocollo per eseguire la socket shield con l'utilizzo della navigazione chirurgica. Allora, questa è una giovane paziente, abbiamo 2 radici che sono nel settore anteriore e che dobbiamo andare a ripristinare. La radice sul centrale è estremamente corta, la radice sul laterale con una vecchia protesi di tipo porcellana fusa a metallo, quindi una metalloceramica, il dente sottostante presentava un certo livello di immobilità e dal lato palatino presentava, a mio avviso, un effetto ferula da gestire parodontalmente, creando comunque uno squilibrio nell'altezza della fessuratura gengivale. Quindi abbiamo deciso di togliere i 2 denti mantenendo quello che può essere considerata la parte buona. E quindi qual è la parte buona? Uno scudo buco interprossimale a forma di C. E questo scudo buco interprossimale deve essere eseguito con uno spessore che non può essere fatto con l'occhio. Il problema della socket shield è che, eseguita ad occhio nudo o con i sistemi ingrandenti, è estremamente empirica. Allora, che cosa ho fatto con l'ausilio del software? Ho fatto una socket shield in cui ho pianificato la lunghezza e lo spessore di questo shield che vedete in nero, in modo tale da pianificare l'impianto all'adeguata distanza dallo shield. Perché io voglio un impianto che è circondato da osso, non voglio un impianto che tocca la dentina di questo frammento radicolare. Perché anche se ci sono evidenze istologiche che se tocca la dentina non succede nulla, ma le evidenze istologiche non sono mai i centinaia di impianti che facciamo ogni anno. Sono 3, 5, 10 casi di istologia su animale. Non sono sufficienti a dire che l'integrazione del titanio con la dentina, quando l'impianto tocca la radice, non è sufficiente a dire che non succede nulla. È per quello che andiamo a pianificare lo spessore dello shield in nero e pianifichiamo il posizionamento dell'impianto in senso corono apicale, in senso bucco linguale e mesodistale, considerando la distanza dallo shield che andiamo a misurare, in modo tale da avere almeno 1,5 mm di osso. A questo punto vedete il rendering 3D. A questo punto vedete come con la navigazione chirurgica pianifico sia l'impianto vero sia la preparazione del sito implantare, del sito radicolare. Quindi che cosa andiamo a fare? Avremo 2 traiettorie, una traiettoria che segna il posizionamento dell'impianto, protesicamente guidato e guidato dal sito di Molly, e una traiettoria che mi aiuterà con la navigazione a ridurre lo scudo buccale della quantità che ho pianificato. E a questo punto vedete che io vado con la fresa e vado verso, non sto nel centro del bersaglio, ma vado verso il buccale e vado interprossimale, perché sto con una fresa con un taglio laterale assottigliando la radice buccale. Dopodiché
vado a eseguire il posizionamento implantare seguendo la traiettoria blu e in questo modo non solo assottiglio la radice, ma vado anche a preparare il sito implantare. Quindi il primo step è nel software, il secondo step è analogico perché comunque voglio separare la radice in senso medio distale. Dopodiché estraggo il frammento, eseguo lo stesso sull'altro dente e dopodiché, eccoci qua, posiziono il mio sistema che collega il paziente al mio navigatore ed eseguo una socket shield navigata, assottigliando la radice grazie alla navigazione. Quindi innanzitutto vado a segnare la traiettoria dell'impianto e dopodiché vado con questa fresa che ha una grande efficienza di taglio laterale, vado verso lo shield buccale e vado a creare l'assottigliamento. Alla fine posiziono l'impianto e il grande vantaggio di posizionare l'impianto è questo, che io durante il posizionamento dell'impianto vedo esattamente la distanza tra la shield che ho assottigliato e l'impianto e se qualcosa non mi piace vado a gestirlo perché non voglio contatti tra l'impianto e il residuo radicolare. Dopodiché si fa tutta una tecnica di gestione dei tessuti molli e voglio farvi vedere i risultati di questa tecnica. A proposito, l'articolo è stato pubblicato nel numero speciale annuale del Journal of Aesthetic and Restorative Dentistry, quindi se voi mettete Pozzi Socket Shield trovate l'articolo e potete scaricarlo in automatico perché è gratuito. Però quello che vi voglio far vedere è questo, che è un vantaggio incredibile. Quindi quando si lavora a mano libera, a parte essere estenuante, perché voi dovete togliere tutti i residui radicolari dall'apice, dovete togliere tutto il tessuto di granulazione, questa parte complessa la fate con la navigazione e la parte di assottigliamento la fate con la navigazione. Perché se guardate lo spessore della shield, non avete bisogno di un millimetro, avete bisogno di 500 micron. Quello che importa è che quando lavoriamo sulla shield, lavoriamo con frese estremamente taglienti, in modo tale da... e lavoriamo su un frammento radicolare stabile. Quindi implementiamo i tessuti molli, e voglio farvi vedere quello che si può ottenere mettendo ancora una volta, in questo caso per un settore anteriore, insieme implantologia digitali e fondamentali della biologia dei tessuti e dell'osso. E questo non ce la fate da soli soltanto col tessuto molle, è veramente tanto, ma è tanto soprattutto verticalmente. Infatti vi faccio vedere quello che siamo riusciti a ottenere come crescita verticale della papilla. Vedete? Questa papilla rimane lì, anche questo caso è stato presentato, quest'anno è stato il primo meeting che ho fatto in diretta, in persona, all'Accademia Americana di Implantologia a San Diego, e è stato presentato, per questo che vedete l'icona dell'implantologia americana e dell'Accademia di Osseointegrazione americana, e vedete poi la bellezza di queste due corone che si inseriscono nei tessuti, ma i tessuti abbracciano le due corone senza un eccessivo compenso protesico, semplicemente perché abbiamo lasciato uno scudo a forma di C che va interprossimale e che garantisce che quella papilla interimplantare sia correttamente sostenuta non solo dallo sviluppo dei tessuti molli, ma anche
da e soprattutto il legamento, dalle fibre del legamento che sono rimaste attaccate al frammento, in particolare il picco osseo che è rimasto attaccato al frammento attraverso le fibre del legamento alveolo dentale. E vedete la differenza tra il primo e il post, lo vedete già volumetricamente quanto il post, c'è cioè una maggiore quantità di tessuto, e vedete la quantità di tessuto che abbiamo ottenuto a livello sia buccale e anche a livello della papilla. Abbiamo perso poco e niente a livello della papilla, parliamo di meno di tra i 50 e 100 micron, quindi tutta la papilla iniziale è stata in buona parte mantenuta e addirittura ricondizionata. Il tempo purtroppo corre e c'ho un marmocchio di 14 mesi che mi aspetta a casa che non vedo mai. Voglio solo farvi vedere questo giochino semplicemente per invitarvi a Roma se avete piacere. Questo qui è un giochino molto bello che stiamo investigando, è l'utilizzo della stereofotogrammetria per la presa delle arcate, d'impronta delle arcate complete. Anche qui stiamo pubblicando uno studio in vivo ed in vitro, quindi una tecnica estremamente precisa per la presa dell'impronta degli impianti che uniamo alla presa dell'impronta dei denti, degli impianti presa con la scansione intraorale. E poi voglio farvi vedere anche, per gli amanti delle arcate complete, quest'ultima slide che sicuramente vi metterà curiosità. Guardate questo sistema di sviluppo, questo qui è un altro di questi casi assurdi. Questo qui è una tecnica che sto mettendo a punto per la manipolazione della mandibola guidata dall'assiografia. E questo software è estremamente evoluto, e quello che vi voglio dire è che non è che stiamo muovendo la mandibola in modo completamente empirico, la stiamo riposizionando in funzione dei tragitti assiografici. Quindi anche se i tragitti assiografici iniziali sono probabilmente in questo paziente completamente sbagliati, perché vedete che è una dentizione terminale, però comunque manipoliamo la mandibola digitalmente secondo i suoi tragitti funzionali, e questo limita enormemente gli errori nell'aumento della dimensione verticale o gli errori nella manipolazione dell'avanzamento mandibolare. A questo punto blocchiamo le due basi scheletriche e ci divertiamo a creare il primo provvisorio. Ve lo voglio far vedere perché questo è il tipo di trasformazione che riusciamo ad ottenere. E concludo facendovi vedere quello che è la situazione finale. Vedete il pre e il post, la protesi superiore emergenza diretta, la protesi inferiore è una protesi ortopedica. Guardate il tipo di posizionamento implantare e immaginatevi che tutto questo è stato navigato con questo massimo livello di chirurgia guidata. E voglio chiudere con questa riflessione: la medicina sta andando sempre di più verso una personalizzazione, cioè cerchiamo di non standardizzare la medicina ma la personalizziamo in funzione delle caratteristiche di ciascun paziente. Oggi eseguire il test genetico di centinaia di geni costa niente rispetto a 5 anni fa. È per questo che vi voglio dire che noi non possiamo standardizzare i trattamenti trattando tutti i pazienti in modo uguale. E nello stesso modo non possiamo pensare di trattare tutti i pazienti con un template solo perché vogliamo fare chirurgia guidata. E questo è quello che io chiamo personalizzazione
della implantologia e personalizzazione del trattamento del paziente implantare. E questo tipo di personalizzazione può essere soltanto fatta se noi realmente conosciamo oggi tutto il potenziale della chirurgia guidata, a partire dalla statica alla dinamica, e nel giro di poco parleremo anche della robotica. Voglio invitarvi a Roma, la nascita di un bambino mi farà stare sicuramente il piacere di stare più tempo con lui, mi farà stare più in Italia, e a partire da novembre di quest'anno, dopo 6-7 anni di esperienza estera, ripartirò col mio corso annuale e spero che qualcuno di voi abbia il piacere di venirmi a trovare. Ringrazio Fabio e gli amici e vogliamo aprire la discussione, sono pronto per voi. Grazie mille Alessandro, tanti tanti complimenti perché hai mostrato cose pazzesche. Sono molto contento anche che il tuo intervento è stato successivo a quello di Enrico Agliardi, perché entrambi avete fatto vedere quanto una quanto diciamo non lonforo, comunque protesi a supporto esclusivo implantare possono essere di un livello alto nei confronti dei pazienti, non sono dentiere abitate su impianti messe un po' dove c'è osso, dove si riescono a mettere, quindi è importante secondo me dare valore anche a questo tipo di riabilitazione e far vedere a che livello si può arrivare. Mentre parlavi sono arrivate un po' di domande e tantissimi complimenti di amici, te ne faccio vedere qualche d'uno perché sono persone che poi seguono spesso i nostri webinar. Uno è Roberto Ranaldi che ti fa un sacco di complimenti. E Simone Gismondi ti fa i complimenti, Luca Sangalli, quindi hai un sacco di, poi magari te li andrai a vedere sul post, però ci sono un sacco di persone che ti fanno. Ditegli di mandarli, di farsi sentire, così almeno sto più in Italia. Se non sento un po' il tricolore, poi scappo. Allora, io direi fare la prima domanda a Emilio e poi sottopongo tutte quelle che arrivano. Poi anch'io qualcosa da chiedere. Innanzitutto complimenti, perché è stato un po' come un viaggio sullo shuttle, quando spesso invece si vede tutt'altro su questo specifico argomento, cioè della computer guidata. Volevo sottolineare due punti insieme a te. Uno, che da quello che ho colto dalle tue parole, quanto sia importante non tanto l'esecuzione, ma la programmazione. Poi puoi fare anche tutto a mano libera, ma la programmazione computer guidata ti permette di evitare anche tanti errori a mano libera, da quello che ho capito. E poi chiarire un concetto, perché ormai per molti la computer guidata si identifica con la flapless, noi abbiamo visto tutt'altro stasera da te come da tanti operatori molto esperti. Quanta della tua chirurgia, che immagino sia quasi esclusivamente guidata, poi si risolve in chirurgia flapless? Allora, guarda, ti dico quello che penso veramente. Guarda, allora, ti faccio un esempio. Immagina che cosa? Che la chirurgia guidata è nata per il trattamento degli edentoli. È nata con un concetto puramente mercantilistico. Nel 2007-2008 ho iniziato a lavorare con una persona che mi ha aperto talmente la mente, e che purtroppo questa persona non c'è più, perché è purtroppo morta qualche giorno fa, quindi... voglio ricordarla, perché penso la continuerò a ricordare, perché è stato per me un grande maestro. E il primo libro che abbiamo fatto, vi faccio vedere, aspettatemi, faccio vedere questo qua è il primo libro che ho scritto grazie a questa persona qui, Alberto Barlattani è stato, qui lo vedete,
è morto purtroppo la settimana scorsa, quindi è una grande tristezza, potete immaginare veramente, perché è stata una persona che mi ha trasformato da uno che fa i buchi nell'osso con una dima a una persona che ragiona in funzione di quello che deve costruire sopra questi pilastri. E quello che devi costruire, e per tanti anni si è parlato di implantologia protesicamente guidata, non può prescindere da come i tessuti abbracceranno questa protesi. Quindi da bravo protesista Alberto Barlattani mi ha insegnato a gestire l'implantologia come lui gestiva la protesi, cioè tenendo conto in modo adeguato della risposta dei tessuti ogni qualvolta io andassi con la protesi sotto a livello gengivale o sotto gengivale. E questo avviene anche con i ponti tradizionali, perché quando non c'erano gli impianti c'erano i ponti, e quando tu fai un elemento intermedio che deve entrare dentro il tessuto, e non basta andare con la fresa a grattare il tessuto e a mangiarti un po' d'osso per far sì che quel ponte sia abbracciato dal tessuto, ma devi ricreare una biologia. Questa biologia a volte può essere gestita in modo flapless quando noi abbiamo tanto tessuto. Quello che è importante lavorare con il mapping, con la mappatura, tutto che oggi anziché farla pungendo la sonda parodontale in tanti punti, la puoi fare a cross section vedendo lo spessore del tessuto molle sull'osso. Quindi immaginati che cosa, dobbiamo veramente cambiare completamente l'idea dell'implantologia. Io non capisco perché è stata banalizzata l'implantologia per tanto tempo, e la chirurgia guidata, c'è un trend commerciale a banalizzarla ancora di più. L'obiettivo non è essere rapidi nel fare i buchi nell'osso con la lima, l'obiettivo è posizionare gli impianti e lo spazio tra gli impianti in modo tale che ci sia tessuto e osso, sia nel caso vogliamo fare un hollow form, sia nel caso vogliamo fare una protesi emergenza diretta. Perché se tu hai in una hollow form un impianto, un millimetro di tessuto, tu perdi osso intorno agli impianti. Anche se tu con la frangia protesica galleggi sopra la gengiva. Hai capito quanto è importante realmente la gestione? Anche se quando ho iniziato nel 2005, è ovvio, trattavi solo i dentuli, lì dovevi essere, c'era una corsa a chi era il più veloce, a fare la chirurgia. E poi però ho pagato il conto. Sai quanti casi ho trattato? Una marea, dopo 7 anni, 8 anni. Queste cose non le vogliamo, non dobbiamo pagare il conto. Oggi già l'onorario che facciamo ai pazienti è meno di quello che dovrebbe essere, perché c'è una competizione a ribasso che non premia chi di voi sta qua alle 9 a sentirmi perché è appassionato. In più, oltre ad abbassare i prezzi, rischiamo poi di sbagliare. Perché? Perché dobbiamo fare le cose veloci, perché dobbiamo fare le cose flapless. Flapless soltanto quando c'è tessuto, altrimenti si fa un aumento di tessuto. Oppure la chirurgia la fai flapless, ma dopo crei un tunnel, rimuovi l'osso sotto e metti nell'intercapedine una matrice tessutale. Però a quel punto gli impianti non li pianifichi più in cresta, li devi pianificare 3 mm sotto cresta, perché se tu hai un millimetro di tessuto, e alla fine da studi pubblicati nel 2015 abbiamo visto che il magic number, l'altezza minima biologica del tessuto nelle mie mani, varia da 2,5 mm a 3 mm, se io ho un millimetro di tessuto, gli impianti li devo mettere sotto cresta, almeno 3 mm, e poi devo togliere 2 mm di osso e nell'intercapedine aggiungere 2 mm di matrice connettivale. Hai capito che ti voglio dire? Quindi la chirurgia può
può essere flapless e a volte è necessario farla flapless, perché se tu fai il lembo e perdi e distruggi tutta l'anatomia di supporto della guida, allora rischi di andare fuori asse. Ma fare flapless, il posizionamento implantare, non vuol dire completare la chirurgia in modo flapless. Ok? Grazie. Io invece volevo chiederti delle delucidazioni sul tuo percorso sulle protesi in zirconia full frame, quella che spesso sente dire si rompono, si fratturano, se hai delle indicazioni sui connettori, sulle forme, sulle connessioni, se la tua connessione è fresata in zirconia oppure usi T-Base, avere un po' di notizie, diciamo, sulla tua gestione protesica. Guarda, mi ha mandato un messaggio Roberto Canalis, che ho visto che era collegato, ma magari ci sono anche altri odontotecnici. E quello che voglio dire è che oggi abbiamo i dati. Allora, i dati sono molto semplici. Quando voi avete una protesi con tipo Hollow 4 con flangia, e quindi abbiamo un'adeguata clearance, cioè distanza dal multi-unit al piano occlusale, e anche qui ci sono dei numeri ben precisi, allora possiamo lavorare con lo zirconio traslucente. Ma se non abbiamo questa clearance, perché la paziente non ha perso tanto osso, perché, e questo nel caso dell'Hollow 4, oppure nel caso in cui abbiamo una protesi a emergenza diretta, perché emergiamo direttamente dal tessuto con dei denti, quindi di forma naturale o di forma parodontale, dovete immaginare che lo zirconio traslucente non può essere utilizzato, a meno che non avete rischi di frattura. La cosa è semplice, non si può standardizzare, ci sono dati seri. Se guardiamo questi dati, e poi comunque io sono il primo a dirvelo, se mi si rompono, a meno che non abbiamo un'adeguata clearance. Quindi i nostri amici medici e i nostri amici odontotecnici si devono riunire e fare un bellissimo consensus, perché a me piace lo zirconio traslucente, mi fa impazzire, però deve esserci un adeguato spessore. Questo spessore o lo otteniamo durante la chirurgia, perché vogliamo utilizzare il zirconio traslucente con una gengiva rosa, come vi ho fatto vedere in quel caso zigomatico, il superiore era zirconio traslucente. Questo caso, se condividi lo schermo, sì. Guarda, questo caso, dove sta? È zirconio traslucente sopra. Eccolo qua. Me lo mando, eh? Sì, sì, lo stiamo guardando. Questo caso è zirconio traslucente sopra e zirconio full strength sotto. Cioè, cosa vuol dire? Che lo zirconio... rivado dal vivo. Sì. Che l'arcata superiore, essendoci un'adeguata altezza dal multi-unit al piano occlusale, può essere gestita senza rischio con zirconio traslucente. Ma come è stata presa l'impronta? Anche qui non ho tempo di farvi vedere tutti gli studi che abbiamo fatto sul digitale, ma se adesso sto utilizzando ancora il gesso oppure utilizzo la stereofotogrammetria, cioè uno scanner extraorale per prendere le impronte per arcate complete, vuol dire che anche sarà significativo l'importanza di una precisione nella tecnica dell'impronta. Quindi lo zirconio traslucente ti piace, Alessandro? Mi piace da morire. Quando lo utilizzi? Quando c'ho abbastanza altezza. Quando c'hai abbastanza altezza, protesi ortopediche. Una protesi FP1 come l'inferiore che vi ho fatto vedere in arcata mandibolare, la faresti con zirconio traslucente? No. Perché? Perché mi si sono rotte. E se mi si rompono a me, che vi assicuro divento matto, penso che si possono rompere anche in altre... Non perché sono bravo, perché
sono anni che faccio zirconio. Il primo lavoro è stato pubblicato nel 2012, lo zirconio con sopra le cappe in disilicato, l'ho pubblicato nel 2012. Quindi sono anni che ci sbatto la testa. Quindi vi voglio dire, attenzione, perché si chiama zirconio, ma non è lo stesso zirconio. E nell'ambito dello zirconio traslucente ci sono diversi zirconi traslucenti. Quindi stiamo dal lato della sicurezza. Altrimenti utilizziamo, come nell'arcata inferiore che vi ho fatto vedere, zirconio full strength, quindi zirconio non traslucente, in cui il cantilever posteriore è monolitico, tutto in zirconio dipinto, e davanti metto corone tre quarti in disilicato, oppure adesso, adesso se ci vogliamo divertire con lo zirconio, ci sta anche uno zirconio stupendo che ha una bassa durezza, può essere utilizzato benissimo per fare tutto in digitale. Quindi avremo zirconio che dà il framework ad alta resistenza alla flessione, e davanti, anziché volete, non volete il disilicato, volete lo zirconio, benissimo, diamo zirconio per dentro. E per quanto riguarda le connessioni, fresi la connessione? Nel lavoro che vi ho detto, pubblicato l'altro anno sul JPD, ho pubblicato la media dei miei connettori. Allora, i miei connettori avevano una media di 17 mm quadrati. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che sto lavorando sempre di più non con corone piene di silicato, ma con faccette, con corone tre quarti, per cercare di aumentare particolarmente in mandibola la dimensione in millimetri quadrati dello zirconio a livello dei connettori. Che cosa vuol dire anche questo? Vuol dire che quando ho iniziato a lavorare con Nobel Biocare, e tuttora lo zirconio, non per fare pubblicità, ma è la verità, lo zirconio ad alta resistenza alla flessione, tuttora o lo facciamo in laboratorio, però c'è un problema di sinterizzazione, non voglio sinterizzazione veloce, voglio sinterizzazione lenta quando ho arcate complete, oppure lo faccio fare nel New Jersey dalla Nobel, ed è ancora lo zirconio con cui ho fatto i primi lavori nel 2006. Quindi, arcata inferiore, i denti sono piccoli, i connettori sono difficili da fare adeguatamente ampi. Di conseguenza, emergenza diretta, andiamo con lo zirconio più forte e con una sinterizzazione industriale. Non ho avuto mai fratture. Arcata superiore, i denti sono più alti, possiamo farci in casa il nostro zirconio. In Italia abbiamo gli migliori odontotecnici del mondo. Perché no? Però utilizziamo zirconio non traslucente, sopra mettiamo di silicato di litio e i posteriori, dove c'è un cantilever, tutti monolitici. Zirconio traslucente, solo protesi tipo Hollow 4, ma comunque un'adeguata clearance. E vi dico un'altra cosa, io non faccio tie base incollato. Quindi fresi. Non faccio tie base incollato sul multi-unit, ma faccio zirconio puro. Avete capito? Quindi io vado sul tie base con zirconio puro, e se il protocollo di lavoro a monte dell'esecuzione da parte dell'odontotecnico è eseguito correttamente, io non ho fratture, ho una seduta passiva, e quando avvito che è un burro. Quindi il tie base è nato, ahimè, per compensare errori a monte e un errore a valle. Però ricordatevi che quando inserite un tie base, il tie base, per poter essere cementato su un'arcata completa, ha comunque un'interfaccia che sarà riempita di cemento. E quindi anche qui, attenzione al tie base sull'emergenza diretta rispetto ai tie base per una protesi tipo Long Foro, Long Sphinx o zigomatica. Grazie. E allora, intanto ti chiedono come gestisci la tenacità della zirconia, ma non so in che ambito. La tenacità, forse nei ritocchi occlusali poi. Vi ho risposto, ragazzi, cioè io faccio dei prototipi quasi sempre. Quando lavoro monolitico con zirconio faccio dei prototipi, perché per me è irrealistico andare a
toccare la superficie dello zirconio. Quindi io faccio fare dei prototipi, li metto in bocca, taro l'occlusione in bocca, riverifico tutti i miei parametri gnatologici e poi li faccio scannerizzare dal tecnico. Quindi quel prototipo che possa essere un provvisorio o un prototipo in resina viene successivamente riscannerizzato dal laboratorio dopo aver cercato l'occlusione in bocca. E a volte rifaccio pure le guide in composito su quel prototipo. E glielo lascia al paziente o lo prova solo? È un provvisorio. Se è un provvisorio, prima lo funzionalizzi, ritocchi l'occlusione, ti fai i canini se per qualsiasi motivo non guidano, glielo lasci in bocca, dopodiché fa ritornare il paziente a studio. Abbiamo a studio ovviamente, ma qui purtroppo quando si fanno questi giochetti dovete cercare di capire che serve tecnologia. Abbiamo a studio uno scanner da laboratorio, per cui noi smontiamo i provvisori, li montiamo sui modelli a studio e li scannerizziamo sullo scanner extraorale a studio. E questo è il modo più preciso, altrimenti dovete levare il provvisorio e mandarlo al laboratorio, lui lo scannerizza e via. Questo però è il modo più preciso. Se lavoriamo invece con un prototipo, per esempio una resina fresata che ti ridà l'occlusione, la mettete in bocca, se non ci sono problemi e il paziente chiude con minimo ritocchi, ritoccate, a quel punto svitate il prototipo, lo rimandate al laboratorio e al paziente gli rimettete i provvisori. Capito. Però lo zirconio, uno dei problemi principali è l'adattamento occlusale dello zirconio, e questo è un grandissimo limite. E la scuola italiana come la nostra, che ha investito tanto sulla gnatologia e sulla precisione, e ho ricordato il mio maestro Alberto Barlattani che comunque mi ha trasmesso questo. Non possiamo dimenticarci questi fondamentali solo perché lavoriamo digitalmente. Bisogna rompere le scatole all'industria. Vedete che vi ho fatto vedere un tipo di assiografia con cui si riescono a fare alcune cose. Bisogna rompere le palle all'industria, perché noi non dobbiamo adattarci alla tecnologia, è la tecnologia che si deve adattare a noi. A questo proposito ti chiedono come investighi la posizione condilare della relazione centrica corretta senza manipolazione della corretta posizione del condilo in fossa. L'ho fatto vedere, cioè con questa assiografia dovete immaginare che questo programma che sta in beta testing, stiamo mettendo il tragitto assiografico sulla combine. Quindi io fin dall'inizio faccio la scansione combine con il paziente in occlusione. Poi, se l'occlusione è palesemente fallimentare, prendo ovviamente una cera e faccio la combine con la cera in bocca o con dei valli in cera. E a quel punto questa è una cera che noi prendiamo in relazione centrica, puramente empirica, però è una tappa di avvicinamento. Come la vado a verificare? La vado a verificare perché faccio la combine con il paziente che occhiude sulla cera. E a questo punto che succede? È che io ho una combine statica che mi dà la posizione del condilo in fossa. E però, se la mia cera è stata presa correttamente, bene, parto con i provvisori. Ma se il condilo, in questi casi di grave terminal dentition, è purtroppo molto spesso ancora retroposizionato distalmente, verticalmente, e quindi sta lontano da dei canoni gnatologici classici, ma qui parliamo di gnatologia classica, qui stiamo parlando di gnatologia 3D, che è già un altro concetto. Però quello che vi voglio dire è che questo software mi permette di staccare la mandibola, la trasformo in STL, ci attacco sopra la superficie del condilo i tragitti assiografici e io posso muovere con questo distrattore condilare, posso muovere in 3D il condilo, lo posso muovere, immaginate pure casi deviati, io lo posso ricentrare muovendolo asimmetricamente. Quando questi pazienti vengono così, io posso muovere il condilo di sinistra più mediale e il condilo di destra più laterale e alla fine lavoro nei tre assi e lo ricentro, ma non lo ricentro in modo ad occhio, spostando un videogioco,
ma lo ricentro considerando l'anatomia 3D, l'anatomia 2D e i tragitti assiografici, quindi i movimenti li faccio fare lungo i tragitti assiografici. A quel punto, dato che la mandibola mi si muove perché è diventato un STL e mi si apre e mi si sposta, a quel punto sulla mandibola in STL che cosa ho messo? Ho messo la scansione interorale. E quindi a quel punto dico al software, boom, fermati là. E a quel punto esporto l'arcata superiore e inferiore, quindi due STL delle due arcate, nella posizione gnatologicamente inizialmente più corretta, che poi sarà validata dal provvisorio. Tutto questo che sembra un pochino complicato, vi assicuro che non lo è. Quindi venitemi a trovare e ve lo faccio vedere dal vivo, con grande piacere. Sicuramente. È un articolatore a valori individuali virtualizzato, di fatto. Emilio, guarda, è un qualcosa che mi eccita. E ti assicuro che ormai, dopo tanti anni di digitali, non ci sono tante cose che mi eccitano, credimi. Capito? E questa cosa qui è una cosa che mi eccita, perché era un problema per me importante, perché i primi provvisori non mi venivano mai ideali, capito? Invece questi pazienti, boom, vanno subito in posizione, e se va in posizione la funzione, la cosa che vedo è che anche il carico sui tessuti è immediatamente più fisiologico. L'azione delle labbra, delle guance, che non è che è scollegata dalla funzione masticatoria, incominciano subito a esercitare una suzione sui tessuti sotto una flangia piatta, una flangia festonata, che mi aiutano nel rimodellamento tessutale. Questo qui è una sensazione, però ti assicuro che questi primi provvisori sono subito più fisiologici a 360 gradi. Sono le 9:15. Grazie Ale, no, abbiamo fatto, quindi ti ringrazio tanto di questa panoramica del futuro di chi mette impianti nei prossimi 10 anni. Vi faccio vedere il mio marmocchio. Allora, guardate che forte. Ah, eccoci. Aspetta. Ecco. Allora, lo sai che per rappresaglia dice solo mamma, papà lo dice ogni tanto, forse perché lo vedo poco. Adesso devo cercare di recuperare. Devi recuperare. Grazie a tutti del vostro tempo. Grazie mille Alessandro. Grazie di nuovo. A presto. Ciao. Buona serata. Ciao.